Ma come si giunta a una rete a maglia sciolta? Scopriamolo in questo video oggi. Ciao a tutti, sono Marco di FanShop e oggi, come anticipato nell'introduzione, scopriremo come congiungere due pezzi di rete e maglia sciolta. Questo può succedere perché dobbiamo magari appunto congiungere un fine rotolo con un inizio rotolo, oppure anche semplicemente nell'operazione inversa, quella di andarla a tagliare per poter finire la nostra recinzione. Il concetto è praticamente identico ma inverso. Bene, scopriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire proprio esattamente, passo per passo, cosa bisogna fare e quali sono dare qualche piccolo trucchetto per evitare di incappare in spiacevoli situazioni. Bene, cominciamo. Allora, immaginiamo di avere una situazione come questa, dove abbiamo una parete di recinzione, che dove inizia e finisce, sempre nel nostro telaio ipotetico campione, diciamo così. Qual è l'operazione da fare quando ci troviamo in questa situazione, appunto, di avere due pezzi di rete maglia sciolta da dover congiungere? Primo aspetto importante, la rete va tenuta su, come ho fatto io qua provvisoriamente, vedete che la rete non è tirata. E come ho fatto a tenerla su? Semplicemente utilizzando le punte della rete maglia sciolta. Spero che si possano vedere, la rete a maglia sciolta presenta delle punte lunghe che sono sempre da tenere nella parte alta, cosa molto importante perché riusciremo a far leva con le dita ad aprirle e a chiuderle, e presenta delle punte invece nella parte bassa più corte, appunto le lasciamo in basso che non ci serviranno. Quindi, primo aspetto importante, teniamo sulla nostra rete maglia sciolta qua e là, in qualche punto, aprendo questi ganci, li passiamo sopra il filo e chiudiamo col dito. Provvisorio. Stessa cosa facciamo nell'ultima maglia che dobbiamo giuntare, quindi apriamo con le dita il gancio, ok? Lo agganciamo sopra il filo di tensione che avremmo tirato precedentemente e andiamo a chiuderlo. Stessa cosa dall'altra parte. Abbiamo due pezzi di rete provvisori messi lì, molli, devono essere molli, non devono essere in trazione, scopriremo adesso il motivo. Il segreto più importante per fare una giunta corretta, più che altro per poterla proprio fare, perché sennò non possiamo farlo, è quello di avere una maglia pari e una dispari. Cosa vuol dire? Vuol dire che le reti a maglia sciolta sono composte, il rombo è composto da due maglie, una di sinistra e una di destra. Come vedete qua, io ho un pari, perché la mia maglia va a chiudere il rombo a tutti gli effetti, e come vedete dall'altra parte ho un dispari perché ho un mezzo rombo. Quindi questa situazione è quella giusta per poter fare la giunta. Se io mi fossi trovato con due rombi, quindi anche di qua, non potevo farlo, perché vorrebbe dire infilare una mezza maglia all'interno della rete. Quindi rete pari, rete dispari. Cosa succede? Succede che all'interno dei rotoli di maglia sciolta normalmente si trova una maglia apposta, non a caso la mettono, eccola qua, io ce l'ho in mano, non so se si vede, è una maglia che mettono proprio in più in caso ci fosse bisogno di fare una giunta del genere. Se non ci fosse per qualsiasi motivo, non preoccupatevi, potete sempre smontarne due, quindi ne togliamo due, ne recuperiamo una e abbiamo creato un pari e un dispari. L'importante, ripeto, il concetto è dispari da una parte, pari dall'altra. Bene, entriamo nel vivo. Abbiamo la nostra maglia singola che abbiamo trovato all'interno del rotolo. Cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare innanzitutto è accertarci di posizionare la parte con la punta lunga, ovviamente in alto, e la parte con la punta corta, eccola qui, in basso, ok? Quindi la posizione corretta sarà questa, come la sto tenendo in mano io ora, per rispecchiare quello che è la nostra rete. Cosa facciamo? Avviciniamo i nostri due lembi di rete. Devono essere non tirati, molli, che si possano muovere, ok? Vicini a questa distanza, grosso modo. E iniziamo semplicemente a infilare, come se fosse un cavatappi, all'interno del primo rombo e giriamo in modo che la maglia scenda giù e si avviti, ok? Lo vedete? Io lo sto facendo con calma adesso per farvi vedere, ma in realtà potrei andare anche molto più veloce. E arrivo fino in fondo e direi che la mia giunta è praticamente quasi fatta. Scendo giù di quello che mi serve, allino le maglie, ok? Posso a questo punto aprire il gancio della rete che avevo tenuto fermo provvisoriamente prima e fissarlo all'interno dell'altro, quindi vado semplicemente a incrociare gancio su gancio, chiudo con le dita, ok? E voilà, la mia giunta è fatta. Dovrò fare la stessa operazione di andare a chiudere i ganci anche nella parte sotto.
perché sennò tenderà a smagliarsi. Voglio toglierla? Ho sbagliato? Voglio arrivare a fine campata e tagliare la mia rete? Farò l'operazione inversa, quindi andrò ad aprire il mio gancio con le dita sempre, sgancio una maglia e svito la mia maglia al contrario. Ok? Guardate quanto è semplice. Ecco, bene. Riposiziono in modo provvisorio la mia rete e abbiamo diviso la nostra rete. Direi che è molto semplice. Un trucchetto importante da sapere è questo: quando vado a giuntare la mia rete, sarà importante infilare nella prima maglia, e se questo filo per natura tende a stringere troppo, quindi mi va ad agganciare in modo errato l'altra rete, vedete che magari non riesce a beccarlo, non riesco a girarlo perché è troppo corto, basterà semplicemente aiutare con le dita, allargare un po', dargli la forma all'ultimo pezzo di filo, un po' più ampio, in modo che lui possa abbracciare tutti e due i lembi di rete. Quindi io, come ho fatto adesso, ho allargato un pochino la maglia, l'ultimo pezzo di filo, per dargli la forma più appetibile per poterla evitare, insomma, ok? Quindi riproduciamo l'operazione e vedete che quanto è semplice. C'è da dire un'altra cosa. Io adesso lo sto facendo, questa operazione la sto facendo in piedi perché per motivi di spazio e di scelta di tipologia di video ho deciso appunto di farla con la rete messa già in opera, appunto in piedi. La stessa cosa si potrà fare anche da sdraiato, anzi vi dico la verità, noi quando la posiamo tutti i giorni tendiamo a preferire sdraiare per terra il rotolo in una situazione piana, comoda, pulita, srotoliamo la rete per terra, avviciniamo i due lembi come se fossero qua, anziché essere verticali saranno orizzontali, e lavoriamo da per terra, quindi in senso orizzontale. Lavoriamo da per terra, avvitiamo o svitiamo la maglia, poi dopodiché, dopo essere giuntata, la tiriamo su e, come ho fatto vedere prima, in modo provvisorio la andiamo ad agganciare qua e là sul nostro filo superiore di tensione. È sufficiente fissarla solo nei fili superiori. Bene, credo che per oggi sia tutto, spero di avervi dato qualche consiglio utile. Se avete altre idee, se qualcuno ha adoperato altri sistemi per giuntare, perché no, mandateci una foto, descriveteceli, dateci un commento, dateci una vostra opinione. Vi ringrazio, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e al prossimo video. Ciao!